Quest'anno per la prima volta SIAPEC partecipa attivamente al rapporto sull'oncologia in Italia. Cosa succede? In realtà non è che per la prima volta, nel senso che sempre i dati che sono stati utilizzati dall'oncologo e in primis dai colleghi dell'AIRTUM, dei registri tumori, sono i dati che provengono dalle diagnosi anatomopatologiche e vengono utilizzati poi per valutare sia dal punto di vista epidemiologico che dal punto di vista più importante terapeutico per poter trattare i singoli pazienti che sono colpiti da tumori di diversa natura e sede. In che modo il vostro lavoro aiuta in concreto il paziente nell'ottenere una diagnosi precisa? Beh, sono più di 10 anni che accanto alla diagnosi morfologica, cioè di tipologia della cellula che costituisce la neoplasia, vi è tutta una serie di dati forniti sempre dal patologo che comprendono l'espressione di antigeni di superficie per la target therapy, espressioni molecolari che servono per il trattamento specifico del paziente e da ultimo anche l'espressione di determinati marcatori, anche questi di superficie, che consentono gli utilizzi o meglio favoriscono nella selezione dei pazienti per l'immunoterapia. Qualche numero sulle ultime, diciamo, scoperte che consentono una diagnosi sempre più precisa? I numeri nel senso complessivo, dovete sapere che dire neoplasia polmonare significa attualmente poco, vi sono numerosi istotipi e nell'ambito di ogni istotipo, per capirci adenocarcinoma polmonare rispetto a carcinoma squamoso, il secondo molto spesso legato molto più direttamente al fumo, il primo invece collegato anche alle nuove tipologie di sigarette che vengono utilizzate e quindi anche appannaggio sia del sesso maschile che femminile, vi è la possibilità di identificare molecole espresse dalle cellule neoplastiche di sottotipi di adenocarcinomi per una terapia oncologica mirata. Quanto sono diffuse queste nuove metodiche diagnostiche? Beh, sono diffuse su tutto il territorio nazionale, in tutto il mondo, laddove è possibile espletarle. Per concludere il concetto di prima, un terzo circa delle neoplasie polmonari possono essere trattate in modo specifico con nuovi farmaci, rispetto a altre invece che purtroppo non hanno delle specifiche componenti verso le quali è possibile agire con i nuovi farmaci.